Dai, cazzo, facciamoci coraggio. Cazzo di paura. Avanti. Qui intanto i santi. No, di qua no. Cazzo, nemmeno abbiamo cominciato già. Ci stiamo bloccando. Ah, ecco. Oddio! Oddio! Oddio, cazzo, la televisione, porca. Porco di quel Zeus. Oddio. Ah, no, quello sono io. Strettoia no. Mamma. Telefono. Oh, batteria. Mia. Dov'è il telefono? Mamma, ho paura. Chiamare a mamma. Mammina, ho paura. Qui sangue, sangue, sangue vuol dire niente di buono. Ok, allora è cominciata, diciamo, la canzone horror, quella tipo che ti premono per tutto il gioco. Quindi significa è un brutto segno. Quindi proviamo ad affrontare il peggio. Ok, andiamo. Ok, ragazzi, scusate per l'interruzione, ma in pratica, allora, stavo girando, diciamo, le camere, quando in pratica si è riavviato il computer, perché avevo troppi programmi accesi, Skype, Facebook e tutto il resto, quindi mi si è, in pratica, mi è andato a puttane tutto il sistema. Ha caricato, diciamo, dalla stanza quella là, diciamo, quella dove è finito l'ultimo video. E quindi adesso sono arrivato fino adesso, fino al punto dove eravamo. Quindi continuiamo la partita. Ok, quindi eravamo arrivati là. Quella porta non mi piace. Fa che abbia una sciorta, fa che abbia una cacarella. Uff. Meno male la cacarella. Chiunque tu sia, non uscire, cazzo. Vai, cioè. Vai, falla uscire tutta, diciamo. Oddio. Ok. Ok. Sì, quindi in pratica noi dobbiamo andare proprio verso il suicidio totale, va? Quindi andiamo. Ah, ragazzi, se all'improvviso sto zitto, come capita sempre anche a sua amnesia, in pratica è che cioè rimango ammutolito proprio dagli spaventi. Cioè,
Oddio! Oddio! Oddio, oh Cristo! In pratica rimango ammutolito dalla stessa paura, quindi non vi preoccupate, non mi sta venendo niente, quindi. Sul computer non mi preoccupate. So solo che mi sto cacando sotto. Quindi io sto documentando, però. Lasciamo stare. Oddio! Oddio! Oddio Cristo santo, porca di quella. Ok. Ok. Allora, io sto giocando. Dovete guardarmi. Allora, in pratica ho tutto acceso. Ho la lampada del computer accesa. Ho tipo la luce che è tipo una luce, un lampadario a 24, diciamo lampadine, tutte 24 accesa. Non mi sono chiuso in camera, la mia finestra è aperta con la serranda tutta alzata. Prova a vedere. Proprio per farmi guardare, c'è pure cazzo, cioè, ma com'è? Ok, ok, ho bisogno di un partner, sicuro, ho bisogno di un partner, perché non ce la faccio a giocare da solo, cioè, veramente. Perché con un cazzo di partner, almeno... Cioè, con un partner almeno si può... Tu dici, vabbè, quello ti fa compagnia. Basta con sta canzone da cazzo di Psycho! Che devo fare? Devo entrare? Entra. Oddio, cioè, quello è caduto dal soffitto. Ma dove cazzo era appeso? Alla battaglia, oddio. Cioè, allora, io ho visto di tutto. Ho visto... Allora, ho visto su. Quindi non mi vero... Oddio, quello è senza testa, porco Zeus. Cioè, allora. Tu personaggio, no? Tu personaggio, ora non ricordo nemmeno come cazzo ti chiami. E questo non è il mio pensiero, questo qua che mi sta, diciamo, sta incriccando il cervello. Tu personaggio, aspetta, come si chiamava? No, non mi ricordo. Comunque, tu personaggio, no? Tu personaggio che stai, diciamo, filmando tutto quanto. Io già per esempio a vedere il cadavere che diciamo, cade dal lampadario, non so da dove cazzo è spuntato. Io già me ne sarei andato. Io già sarei tornato in redazione. Com'è andata la come si chiama? L'intervista, quello che... Era chiuso e stavano facendo dei lavori in corso. Cioè, poi vedi questo qua con la testa appeso a chissà che cosa, immagino alle proprie budella, con la testa tagliata. E tu continui ad andare avanti. Bene, bene. Cioè, il suicidio. Cioè, guardatelo, è senza testa. È senza testa. Ma come cazzo si fa? Le mosche che ronzano, labirinti di libri. Cioè, qua è proprio da cacarsi sotto. Oddio! Oddio, questo è vivo. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. Can unlock the main doors from security control. Oddio! Wow. You have to get the... No, aspetta, aspetta. Fuck out of this terrible place. Aspetta che ho capito, solo non puoi farli, cioè non puoi combatterli, solo questo, ho capito. Però non mi sbaglio, avevo le text, vabbè, qua i comandi. No, qua stanno i comandi generali, non ci stanno i sottotitoli, sensibilità, visuale, capace, ripete, mirino, lingua italiana. Posto. Volume. Ma ecco qua, mostra sottotitoli, ecco. Vai, confermo. Che non riesco a capire. Ho visto che ha fatto, che ha scritto qualcosa. No, questo è... Ho visto che aveva fatto qualcosa, aveva filmato... No, note. Ah, sì, sono dentro, ecco qua. Sono dentro. Ci sono cadaveri ovunque, sangue, bruciature. Su un bancone sono allineate delle teste umane, come se fossero bottiglie. I corpi degli scienziati che lavoravano qui pensano ad soffitto, grazie a cazzo. Sui badge c'è scritto laboratorio di ricerca avanzata Markroff.
Il modus operandi di Lega Mycroft è da sempre quello di guadagnare usando la beneficenza come facciata. Fanculo il terzo mondo, se c'è qualcosa, se c'è da fare un altro miliardo. Ma come pensavo di arricchirsi con un edificio pieno di pazzi? C'è una specie di soldato speciale impalato come un maiale allo spiedo, mi dice di scappare e poi muore. Ormai è tardi, non posso più uscire da dove sono entrato. Cioè, cazzo, allora, facciamo una prima riflessione. Allora, tu scrivi un foglio intero, no? Ormai è tardi, non posso più uscire da dove sono entrato. Cioè, usi un altro foglio solo per una cazzo di parola? Pure su questo, manicomio di Montmassive, che sarebbe la prima, diciamo, nota. Questo è un fulmine a scrivere a bravissime come di inglese. Magari questa storia mi permetterà finalmente di mostrare al mondo la vera faccenda di questi bastardi. Cioè, che cazzo, è una tua firma? Poi, secondo, allora tu leggi, no? Cioè, hai davanti questo qua che è impallato con testuali parole. C'è una specie di soldato speciale impallato come maiale dello spiedo. Cazzo, perché non te ne vai? Ma perché, che dico io, ma ci provano gusto? Sono sadomasi, cioè sono masochisti? Che cazzo sono? Cioè, guarda qua. Cioè, guardate. Questa addirittura, guardate, che l'hanno messo esposto. L'hanno messo esposto su una cazzo di sedia. Ho paura. Oddio! Ok, ci sono due tipi che stanno, in pratica stanno, cioè, ci stanno venendo incontro in pratica e mi sa che mi massacreranno. Quindi, che cazzo fare? Dai cazzo, che dici? Facciamo, li prendi partita. Avrò il coraggio di mettere di partita? Sì? Ok. Allora, dopo tipo una riflessione di... Che era? Mezz'ora? Ho preso coraggio e ho sbicciato, quindi sono pronto, diciamo. Tipo sono stato mezz'ora a guardare i comandi per vedere se dovevo farlo o no. Quindi niente, vediamo, andiamo. Pronto? C'è nessuno? C'è nessuno? C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Ok, possiamo andare. Credo. Che cazzo, queste strutture di merda. Little fake. Oddio! Oddio! Che cazzo! Ma la quanto sei cazzo! Sei brutto! Oh! Oddio! Oddio! Ma che cazzo bruttissimo! Che panzone di merda! Oh! And who are you? No, tu chi cazzo sei? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Chiamato. Quale cazzo di chiamata? No, mi sembra che la sono persa. A parte che poi non ho il cellulare. Tra parentesi. Credo, non la vedo. Perché dopo questo fatto mi sa che è andato. Mi sa che è stato sfracellato. Cioè, quello che cazzo era? Fuggi dal manicomio! You don't say? Cioè, ragazzi, che cazzo era quello là? Cioè, no, era bruttissimo. Questo. E poi quel Dio misericordioso mi ha mandato un apostolo. Che cazzo sei? Un discepolo di Gesù? Sto camminando sopra. Sto camminando sopra. Bello rispetto, per il morto. Cioè, ragazzi, mi ha fatto fare un cazzo. Guardate da là. Ecco da là. Guardate. Cioè, sono atterrato qua. I miei corpi maciullati.
Vediamo, abbiamo qualche... Oddio, abbiamo, okay, abbiamo qualche appunto, qualcosa. Accede ai comandi della sicurezza per sbloccare le porte principali. Fuggi dal manicomio. Questo obiettivo non potevo uscire tipo mezz'ora fa? No, è uscito quando in pratica questo è stato aggredito da un pazzone di merda. Bip, sì, abbiamo capito. Bip. Ok. Ah, con i due lunghi. Molto lunghi. Che sono io? Ah, no. Ok, allora ragazzi, credo che... Dai, finiamo più questa partita che mi sono anche un po' spaventato un po' di troppo. Quindi magari ci vediamo nel prossimo video. Quindi, ragazzi, datemi un po' di tempo per riprendervi. Questi cazzo di... Che cazzo è? Quindi magari ci vediamo nel prossimo video di Outlast, perché anche la DTB a caso ha fatto una riflessione di tipo... Aspetta, mettiamo in pausa, onde evitare che qualche altro pazzo di merda... Si è detto, hai fatto una pausa, sì, ma nel terrore di guardare e non guardare. Quindi è meglio fare una pausa, magari così ci prendiamo anche. Mi prendo soprattutto. Che cazzo, mi sono cagato sotto, mi sa... Sì, mi sono cagato sotto. Quindi magari ci vediamo... Sabe, esci... Quindi ci vediamo magari nella prossima, diciamo, partita, nel prossimo video di qualunque gameplay. Quindi mi raccomando, iscrivetevi che ricambio, mettetemi un bel mi piace a questo video, ai video. E ci vediamo quindi nel prossimo gameplay. Ciao a tutti!